Paolo non aveva conosciuto direttamente Gesù, anzi era un persecutore della Chiesa che incontrò in visione Gesù sulla via di Damasco e, convertito, divenne un fervente apostolo, cioè mandato, inviato, apostolo vuol dire inviato, un inviato del risorto ai pagani, se non circoncisi. Con Pietro, con grande parresia, ossia franchezza, lealtà, virtù delle quali c'è sempre tanto bisogno nella Chiesa per non scadere nel clericalismo, ricordatevelo sempre, nella Chiesa mai scadere nel clericalismo, che vuol dire? Dico una cosa ma te la dico alle spalle, dico sempre e poi tacco la pugnalata alle spalle. Questo non è lo stile del cristiano, tanto più del diavolo, del re, del vescovo, del papa, nessuno. Si dicono le cose direttamente con il massimo rispetto. Non che ti mando i pizzini, oppure ti mando le cose per, così, per via traverse con il sorrisino e la testa piegata, no?